sindaco, bici in città, una manifestazione sempre uguale a se stessa? Ma direi proprio di no, perché ogni anno c'è qualche novità, ogni anno aumenta la partecipazione e soprattutto c'è una città sempre di più adatta per chi vuole transitarla in bicicletta e a piedi. Questo è un obiettivo che ci siamo posti all'inizio mandato, è un po' un obiettivo di mandato, appunto quello di pedonalizzare la città, di aumentare i chilometri di piste ciclabili e fare in modo quindi che insomma, sia una città più facilmente transitabile, attraversabile sia in bicicletta che a piedi. È un obiettivo importante perché significa anche una città più sicura, meno inquinamento e soprattutto un maggiore livello di qualità della vita, perché insomma andare in bicicletta o a piedi fa sicuramente bene. Il nostro obiettivo ad esempio è quello di far diventare le piste ciclabili non solamente un luogo per il tempo libero, ma una vera e propria via di comunicazione, perché sarebbe bellissimo permettere a tutti i cittadini di andare al lavoro, a scuola, a fare compere, andare nei luoghi di studio attraverso la bicicletta, quindi uscire da casa con la propria bicicletta e recarsi magari sul posto di lavoro. Questo è quello che stiamo lavorando. Da più di un anno è attivo il servizio di bike sharing, che è un altro elemento che ci permette di implementare questa politica ambientale indirizzata a far diventare questa città una città, come si suol dire, bike friendly, ossia amica delle biciclette. Una provocazione sui blues: la pavimentazione nuova non è particolarmente adatta, come la resta San Pietrini prima, alla vita ciclabile. Molto più adatta rispetto a San Pietrini, e appena saranno finiti i lavori, appena la ditta ce li restituirà, sarà possibile verificare che è sicuramente una pavimentazione adatta al passeggio e soprattutto adatta al passaggio delle biciclette.